Il notaresco si congeda dal Savini per l'anno 2021 con una vittoria di misura ai danni di un Monte Giorgio che non si è arreso mai. A decidere una magia vera e propria di Maio, una rete da cineteca. Per i rossoblù è il settimo successo stagionale, il terzo sul campo amico. Novità nello scacchiere scelto da mister Epifani, out l'infortunato Scimia, con il recupero di Massetti e Valenti, maglia da titolare per Pampano ed Esposito, turno di riposo per Maio. Dal primo minuto anche l'altro neoacquisto di Arrà, in panchina l'ultimo arrivato in ordine di tempo Dorato. Sull'altro fronte il tecnico Eddy Mengo spedisce in panchina Albanesi, nell'undice titolare spazio per Zerbo. Neanche 20 secondi ed ospiti pericolosissimi. Gallo si fa soffiare palla da Perpepai, che apre subito per Zerbo. Il numero 10 ospite calcia, Shiba compie un altro super intervento e respinge. È una prima frazione con poche emozioni, in cui i rossoblù di casa faticano a proporsi. Al 19esimo intuizione di Pampano per Valenti, tiro del numero 10 che deviato arriva debole tra le braccia di Gagliardini. Azioni ficcanti quelle del Monte Giorgio che al 25esimo ci prova dalla distanza. La conclusione di Ruci sorvola di poco la traversa. Sale di tono il notaresco nella seconda parte della prima frazione. Al 32esimo è Frederick a provarci dopo un'azione insistita, mentre al 43esimo è Valenti a non trovare lo specchio della porta dal limite. Dopo il tradizionale riposo è il notaresco a partire subito con il piede sull'acceleratore e dopo neanche 30 secondi proteste vivaci all'indirizzo del direttore di gara. Sul passaggio di Pampano possibile mano in area di Puca, fischietto piemontese con ampi gesti fa proseguire. Doppio cambio per Epifani al settimo con Maio e Blando dentro al posto di Pampano e Diarrà. Ancora proteste al minuto 8 quando la difesa ospite si salva ad un passo dalla linea bianca con un intervento probabilmente ancora al limite. 19esimo è Pesce a provarci da ottima posizione dopo aver saltato in bello stile un avversario. La difesa ospite si salva ancora. Ma un minuto più tardi il Savini esplode di gioia e strappa applausi alla giocata di Maio, una vera e propria magia. Tecnica e caparbietà per il numero 9 che arriva a quota 9 in campionato. Doppia finta e palla all'angolino, dove Gagliardini non può arrivare. Notaresco 1, Monte Giorgio 0. Allo scoccare della mezz'ora termina tra gli applausi la gara di Esposito, dentro Massetti, con Mengo che rinforza il reparto offensivo con Spagna. E comunque Gagliardini ad essere ancora impegnato sull'asse Valenti Maio, grande giocata del 10, conclusione del bomber di casa. Nel finale gli ospiti ci provano, tanta pressione, ma senza creare particolari pericoli e dopo 5 minuti di recupero il notaresco può esultare per una vittoria importante sotto tutti i punti di vista. Vincere in casa era diventato quasi un tabù, ma oggi abbiamo vinto una partita dura, ma io lo sapevo che è una partita dura perché incontravamo una squadra che negli anni è sempre una squadra molto pericolosa in questo girone. Poi non per dire il campo non, in questo momento non ci permette di fare quello che vogliamo fare, perché prepariamo la partita in una maniera sul sintetico, poi veniamo a giocare qui e cambia tutti i tempi di gioco e cambia tutto. Poi la squadra tra il primo e il secondo tempo ci siamo parlati, abbiamo cambiato un pochettino qualcosa sul fatto di essere più veloci a giocare sulla figura, e abbiamo molto migliorato. Poi Maio ha fatto un grandissimo gol, però credo che l'inerzia della partita del secondo tempo era dalla parte nostra. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare qua. Per vincere qua contro una squadra forte e organizzata bisogna anche un pizzico di fortuna. Diciamo che oggi non abbiamo avuto questo pizzico di fortuna, nel senso penso che il notaresco abbia tirato 2 o 3 volte in porta, penso che è una cosa normale che una squadra così forte tira 2 o 3 volte in porta. Noi abbiamo avuto anche nelle ripartenze, potevamo sfruttare molto meglio, penso primo fino al gol non abbiamo mai avuto la sensazione di soffrire una squadra così importante. E peccato che poi c'è stata l'invenzione di Maio, ha spaccato la partita e poi da lì c'è stata un po' di confusione, un po' di voglia di recuperare la partita, non ci siamo riusciti. Dopo, ripeto, incontriamo una squadra ben organizzata e forte che non ci ha concesso più niente.